wise men say, only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Questa sera qui a Catania, appuntamento importante legato al mondo dell'editoria, con la presentazione di un libro dedicato al grande uomo di sport qual è stato Concetto Lobello. Presentazione scritta a sei mani da tre giornalisti siciliani che hanno avuto modo così di raccontare attraverso la sua storia, la storia di un grande uomo di sport. Sindaco Bianco, una bella emozione comunque ricordare un non catanese, un siracusano conosciuto comunque in tutto il mondo. Ah sì, non voglio strappare Lobello a Siracusa, lui era terribilmente legato alla sua terra, ma era comunque un siciliano, e poi Catania e Siracusa sono legatissime in modo così stretto e così intenso. Anche Catania ha voluto onorarlo e io proporrò, come ho annunciato, alla Commissione Toponomastica di dedicare una strada o una piazza a un grande siciliano che ha fatto conoscere la Sicilia nel mondo e che ammetteva in tutto quello che faceva una grande passione, ed era un protagonista vero. Se oggi, ancora oggi, a distanza di molti anni, si ricorda Concetto Lobello come un grande protagonista dello sport, vuol dire che era un grande personaggio, e io me lo ricordo perfettamente e voglio onorare la sua memoria come quella di un grande siciliano. And in my blue eyes, I know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again, straight in the sunshine. Concetto Lobello, abbiamo qui davanti Rosario Lobello. Beh, che dire, due uomini importanti. Non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa, però è anche vero che in un'occasione come questa, nella presentazione di un libro sulla storia di papà, probabilmente l'emozione colpirà anche un po' tutti. Ma certo, emozione, orgoglio, soddisfazione. Insomma, sono di quelle cose che si sentono dentro che poi magari è più difficile esprimerle. Ma sono quelle sensazioni che si conservano e si portano per sempre. Scrivere un libro di questo genere quanto tempo ci vuole? Probabilmente una vita. Beh, noi abbiamo raccolto il libro, l'abbiamo lasciato scrivere a loro. Noi, diciamo così, i familiari abbiamo scelto, abbiamo frugato fra gli archivi quello che poteva, pensavamo, perché se avessimo voluto veramente scrivere e prendere tutto, sarebbe voluto un'enciclopedia, perché sono tanti gli episodi, le circostanze. E abbiamo scelto quello che abbiamo pensato poteva delineare meglio il suo profilo, ma non tanto quello di Arbe, ma il suo profilo umano, che era quello che noi abbiamo desiderato che si dovesse più mettere in evidenza. Per chiudere, quanto manca una figura come quella di Concetto Lobello oggi nel mondo degli arbitri? Non lo so, perché c'è. There was a girl with a beautiful smile. He came from the sea, so sweet, and taught her to fly. He had the sea in his eyes.
singing for her through the night. Franco Anastasi, giornalista sportivo, beh, sicuramente un ricordo particolare anche di un mito come è stato Concetto Lobello. Anche perché sono stato arbitro. Quindi più diretta di così la domanda. Una cosa che mi è rimasta impressa, in una premiazione a suo tempo di nel periodo in cui Lobello si presentava per essere eletto deputato alle elezioni, mi ha omaggiato di una sua foto e io in quell'occasione qualcuno mi ha fatto una foto che conservo caramente, perché Lobello è, come qualcuno ha fatto rilevare, era veramente un mito. Tu da ex arbitro comunque adesso puoi fare una giusta valutazione su quello che è in questo momento, insomma, la figura dell'arbitro. Sulla figura dell'arbitro di oggi, sinceramente, diciamo che francamente fra quelli di una volta e quelli di oggi c'è veramente un abisso. Comunque l'arbitro è sempre una bella attività che, se si fa sempre con serietà e soprattutto con onestà, è sempre un'attività da apprezzare. Scrittura a sei mani per un progetto straordinario legato alla figura di Concetto Lobello. Umberto Deghini. Per me è stato gratificante far parte di questo progetto, perché ti sei trovato all'interno di tante storie importanti, di una leggenda del calcio, al di là che lui fosse un arbitro, anzi l'arbitro assolutamente, e poi l'uomo Lobello, anche quando io ho cominciato. E tu sai a cosa mi riferisco, no? Quando sogni diventare qualcuno nell'ambito del mondo dello sport, del calcio, per me già era un mito quando lo conobbi. Io nel mio intervento in questo progetto, in quello che ho scritto, parlo del mio primo incontro con Concetto Lobello, avvenuto negli studi di Antenna Sicilia appena nata. Io non c'ero mai entrato, quindi figurati. Poi sarebbe diventata casa mia, quindi una serie di coincidenze straordinarie con Concetto Lobello, proprio primo personaggio importante che ho conosciuto in quel palazzo, quindi veramente un po' della mia storia viene riportata nell'opera che racconta Concetto Lobello. Ma adesso un personaggio come Concetto Lobello dove si potrebbe collocare nel mondo dello sport mondiale? Vedendo un po' quello che c'è in giro, onestamente all'apice. Se Blatter da 50 anni o poco meno è a capo della FIFA, Lobello avrebbe sicuramente potuto ricoprire questo ruolo. E poi lui in quel periodo a Siracusa, dopo appunto la grande carriera arbitrale, cominciò a fare qualcosa, anche se Siracusa non lo sentì mai figlio suo a tutti gli effetti. Lui si sentiva infatti più siciliano, veniva apprezzato fuori da Siracusa più che a Siracusa. Parlo dell'uomo politico, dell'uomo che aveva delle idee, colui che gettò le fondamenta per la cittadella dello sport di Siracusa, che in quegli anni era una novità per tutta la Sicilia. Quindi credo che oggi un Lobello servirebbe a capo di questo calcio, e qui veniamo ai nostri giorni. Malato, per come vogliamo descriverlo, un calcio che ha bisogno di essere ristrutturato, di essere riformato, e credo che lui poteva sicuramente essere la figura giusta per far voltare pagina a tutto il mondo del calcio. Quei cani di merda e la gara.
sei morto e io sono vivo, ma tu puoi.